Università per Stranieri di Siena. Certificazione di italiano come lingua straniera CILS B1. Test di ascolto. Prova numero 1. Apri il quaderno alla pagina della prova di ascolto numero 1. Ascolta i testi. Sentirai i testi due volte. Testo numero 1. Carlo, nel fine settimana andiamo a visitare le mura medievali di Pisa? Sì, Antonella, è una buona idea. Ma perché proprio le mura di Pisa? Perché il comune le ha restaurate e ha aperto un percorso di 5 chilometri. Ah, è interessante. Cerca di informarti se dobbiamo prenotare la visita. Testo numero 2. Ciao Franca, ciao Stefano, come state? Ciao Carla, bene, e tu? Andiamo a cena fuori, perché non vieni con noi? Grazie, ma ho un appuntamento con un'amica. Andiamo al cinema. Ceniamo dopo il film al ristorante cinese. Beh, allora buona serata. Testo numero 3. Buongiorno, sono qui a Roma per turismo, ma non mi sento bene e ho bisogno di fare una visita medica. Come posso fare? Nel nostro ospedale è attivo un servizio di assistenza sanitaria ai turisti. Deve Dov'è? andare all'ambulatorio 10 al primo piano. Testo numero 4. Ciao Francesca, sei tornata al lavoro? Come stai? E il tuo bambino? Ciao Paolo, stiamo bene tutti e due. Sono un po' stanca perché mi devo occupare del bambino e del lavoro. E come ti sei organizzata? Per adesso, quando sono al lavoro, lo tiene mia madre perché all'asilo nido non ci sono posti. Testo numero 5. Ami gli animali e vuoi guadagnare un po' di soldi? Ospita un amico a quattro zampe. Vai su internet su dogsitter.it e scrivi la tua disponibilità sul calendario e la tariffa oraria. Molti proprietari che cercano ospitalità per il loro cane possono vedere il tuo annuncio. Testo numero 6. Il Festival della Fotografia di Cortona ha organizzato il concorso fotografico Viaggio nel XX secolo. Ai partecipanti devono inviare le foto di un viaggio che hanno scattato prima del 2000. Tutte le foto in concorso e le immagini più belle sono in mostra durante il festival. Testo numero 7. La carta dei servizi della Val di Sole permette ai turisti di usare le funivie e seggiovie che collegano le località sciistiche della zona, di viaggiare sugli autobus e di entrare nei musei. Inoltre permette di entrare alle terme di Peio per bere le acque minerali. Adesso hai 2 minuti di tempo per leggere la prova.
Ascolta ancora una volta i testi ed esegui la prova. Dopo l'ascolto hai 2 minuti di tempo per controllare le tue risposte. Testo numero 1. Carlo, nel fine settimana andiamo a visitare le mura medievali di Pisa? Sì, Antonella, è una buona idea. Ma perché proprio le mura di Pisa? Perché il comune le ha restaurate e ha aperto un percorso di 5 chilometri. Ah, è interessante. Cerca di informarti se dobbiamo prenotare la visita. Testo numero 2. Ciao Franca, ciao Stefano, come state? Ciao Carla, bene. E tu? Andiamo a cena fuori. Perché non vieni con noi? Grazie, ma ho un appuntamento con un'amica. Andiamo al cinema. Ceniamo dopo il film al ristorante cinese. Beh, allora buona serata. Testo numero 3. Buongiorno, sono qui a Roma per turismo, ma non mi sento bene e ho bisogno di fare una visita medica. Come posso fare? Nel nostro ospedale è attivo un servizio di assistenza sanitaria ai turisti. Dov'è? Deve andare all'ambulatorio 10 al primo piano. Testo numero 4. Ciao Francesca, sei tornata al lavoro? Come stai? E il tuo bambino? Ciao Paolo, stiamo bene tutti e due, sono un po' stanca perché mi devo occupare del bambino e del lavoro. E come ti sei organizzata? Per adesso, quando sono al lavoro, lo tiene mia madre perché all'asilo nido non ci sono posti. Testo numero 5. Ami gli animali e vuoi guadagnare un po' di soldi? Ospita un amico a quattro zampe. Vai su internet su dogsitter.it e scrivi la tua disponibilità sul calendario e la tariffa oraria. Molti proprietari che cercano ospitalità per il loro cane possono vedere il tuo annuncio. Testo numero 6. Il Festival della Fotografia di Cortona ha organizzato il concorso fotografico Viaggio nel XX secolo. Ai partecipanti devono inviare le foto di un viaggio che hanno scattato prima del 2000. Tutte le foto in concorso e le immagini più belle sono in mostra durante il festival. Testo numero 7. La carta dei servizi della Val di Sole permette ai turisti di usare le funivie e seggiovie che collegano le località sciistiche della zona, di viaggiare sugli autobus e di entrare nei musei. Inoltre permette di entrare alle terme di Peio per bere le acque minerali. Adesso hai 2 minuti di tempo per leggere la prova.
Ascolto. Prova numero 2. Apri il quaderno alla pagina della prova di ascolto numero 2. Ascolta il testo, sentirai il testo due volte. Oggi abbiamo con noi Gianluca Marelli, attore e ora anche scrittore. Vogliamo fargli alcune domande per conoscerlo meglio. Gianluca, ci dici che cos'hai sul comodino della tua stanza? C'è tanto, tanto disordine, parecchi libri, l'iPhone, oggetti vari. Non guardo mai la TV in camera. L'unico telecomando è quello dell'aria condizionata quando fa caldo. Avevi un sogno da bambino? Volevo fare il calciatore, come tutti, ma ero negato. Quando giocavo con gli amici, mi mettevano in porta. Non ho mai imparato. Quale mezzo di trasporto preferisci usare? Ho una moto meravigliosa, una Harley Davidson 883. A Roma, dove vivo, giro solo in moto. I viaggi lunghi li faccio in treno o in aereo. Prima della moto avevo una Vespa dell'83. Non ho la macchina. Riesco a farne a meno, anche perché abito in centro e non ho bisogno di usarla. Come hai speso il primo stipendio? A 18-19 anni facevo il barista a Napoli. Con i primi soldi ho comprato un giubbotto di pelle. Quale musica ti piace ascoltare? Tutta. Tengo sempre un sottofondo musicale quando scrivo al computer. Come ti piace vestirti? Non sto attento all'abbigliamento e non faccio mai shopping. Metto sempre gli stessi jeans e una felpa. L'unica passione sono gli stivali. Mi piacciono molto e sono perfetti per la moto. Che cos'è per te la casa? Prima di tutto un rifugio, poi un luogo dove invitare amici. Non ho una casa mia, sono sempre in affitto. Ma tutte le volte che cambio casa la trasformo, perché la casa deve rispecchiare la mia personalità. Che cosa fai per tenerti in forma? Non sono un grande sportivo e non vado in palestra perché mi annoio. L'unico sport che mi piace è lo sci nautico e lo faccio d'estate, appena mi è possibile. Adesso hai 2 minuti di tempo per leggere la prova. Ascolta ancora una volta i testi ed esegui la prova. Dopo l'ascolto hai 2 minuti di tempo per controllare le tue risposte. Oggi abbiamo con noi Gianluca Marelli, attore e ora anche scrittore. Vogliamo fargli alcune domande per conoscerlo meglio.
Gianluca, ci dici che cos'hai sul comodino della tua stanza? C'è tanto, tanto disordine, parecchi libri, l'iPhone, oggetti vari. Non guardo mai la TV in camera. L'unico telecomando è quello dell'aria condizionata quando fa caldo. Avevi un sogno da bambino? Volevo fare il calciatore, come tutti, ma ero negato. Quando giocavo con gli amici, mi mettevano in porta. Non ho mai imparato. Quale mezzo di trasporto preferisci usare? Ho una moto meravigliosa, una Harley Davidson 883. A Roma, dove vivo, giro solo in moto. I viaggi lunghi li faccio in treno o in aereo. Prima della moto avevo una Vespa dell'83. Non ho la macchina. Riesco a farne a meno, anche perché abito in centro e non ho bisogno di usarla. Come hai speso il primo stipendio? A 18-19 anni facevo il barista a Napoli. Con i primi soldi ho comprato un giubbotto di pelle. Quale musica ti piace ascoltare? Tutta. Tengo sempre un sottofondo musicale quando scrivo al computer. Come ti piace vestirti? Non sto attento all'abbigliamento e non faccio mai shopping. Metto sempre gli stessi jeans e una felpa. L'unica passione sono gli stivali. Mi piacciono molto e sono perfetti per la moto. Che cos'è per te la casa? Prima di tutto un rifugio, poi un luogo dove invitare amici. Non ho una casa mia, sono sempre in affitto. Ma tutte le volte che cambio casa la trasformo, perché la casa deve rispecchiare la mia personalità. Che cosa fai per tenerti in forma? Non sono un grande sportivo e non vado in palestra perché mi annoio. L'unico sport che mi piace è lo sci nautico e lo faccio d'estate, appena mi è possibile. Adesso hai 2 minuti di tempo per leggere la prova. Ascolto, prova numero 3. Apri il quaderno alla pagina della prova di ascolto numero 3. Ascolta il testo. Sentirai il testo 2 volte. Ascoltatori, buongiorno da Marco Resti. Oggi parliamo dei colloqui di lavoro e dei consigli degli esperti per superare un colloquio di lavoro. Leggiamo i consigli di un'esperta delle assunzioni alla Microsoft. Quando ti presenti a un colloquio di lavoro, prima di tutto ricorda di tenere lo sguardo diretto in avanti e il corpo ben diritto sulla sedia.
Poi non devi dire sempre di sì, anche se non sei d'accordo. È importante anche trovare il tono giusto. Se una persona, quando parla del suo tempo libero, dice con entusiasmo che ama giocare con i bambini, continua l'esperta, colpisce la mia attenzione. Se invece dice in tono triste che non ha hobby, perché deve curare i figli, è un punto negativo. E se un candidato dice che fa l'allenatore di pallavolo e riesce a dare fiducia anche a chi non gioca, questo particolare di vita privata mi fa capire molto di lui. Inoltre bisogna allenarsi a fare i colloqui e farne il più possibile per abituarsi a rispondere anche alle domande più imbarazzanti. Qualche volta i datori di lavoro controllano su internet il profilo dei candidati e non sono contenti di scoprire che un candidato ha detto una cosa durante il colloquio e poi su Facebook dice tutt'altro. Adesso hai 2 minuti di tempo per leggere la prova. Ascolta ancora una volta i testi ed esegui la prova. Dopo l'ascolto hai 2 minuti di tempo per controllare le tue risposte. Ascoltatori, buongiorno da Marco Resti. Oggi parliamo dei colloqui di lavoro e dei consigli degli esperti per superare un colloquio di lavoro. Leggiamo i consigli di un'esperta delle assunzioni alla Microsoft. Quando ti presenti a un colloquio di lavoro, prima di tutto ricorda di tenere lo sguardo diretto in avanti e il corpo ben diritto sulla sedia. Poi non devi dire sempre di sì, anche se non sei d'accordo. È importante anche trovare il tono giusto. Se una persona, quando parla del suo tempo libero, dice con entusiasmo che ama giocare con i bambini, continua l'esperta, colpisce la mia attenzione. Se invece dice in tono triste che non ha hobby, perché deve curare i figli, è un punto negativo. E se un candidato dice che fa l'allenatore di pallavolo e riesce a dare fiducia anche a chi non gioca, questo particolare di vita privata mi fa capire molto di lui. Inoltre bisogna allenarsi a fare i colloqui e farne il più possibile per abituarsi a rispondere anche alle domande più imbarazzanti. Qualche volta i datori di lavoro controllano su internet il profilo dei candidati e non sono contenti di scoprire che un candidato ha detto una cosa durante il colloquio e poi su Facebook dice tutt'altro. Adesso hai 2 minuti di tempo per leggere la prova.